Giacomo, buongiorno. Buongiorno a te, grazie. Buongiorno a te e buongiorno a tutti, Filippo e Giacomo, che si stanno svegliando con noi. È Giacomo, vero, perché oggi è la vostra festa. Oggi è Santi Filippo e Giacomo. Però non ti posso fare gli auguri, perché non è il tuo onomastico. Me lo spieghi, non ho capito nulla. A me fa piacere ricordare Filippo e Giacomo perché? Perché io mi chiamo Giacomo, mio fratello si chiama Filippo e quindi è un modo per e allora ricordare li salutiamo. Anche mio fratello Filippo. Salutiamo anche tuo fratello Filippo. E per festeggiare che ci facciamo? Che facciamo? Un bel dolce, grazie. Andiamo su, andiamo piano perché altrimenti il nostro Mario ci picchia, che ci sta inquadrando. Piano piano, ce ne andiamo da questa parte per un dolce da leccarsi i baffi e diamo il buongiorno a un campione. Buongiorno. Gianluca Tesolini, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi, grazie. Che quest'oggi meraviglia ci delizierà. Sì. Vedo una precisione questa mattina. Sì, perché abbastanza. Ci vuole tanta precisione per preparare i dolci. Certo. Cosa prepareremo, Gianluca? Oggi prepareremo un cake alla mandorla con albicocche e profumato all'arancia, proprio per ricordare da dove vengo, quindi Mottola, Taranto e la Puglia. Un po' un inno, sì, alla Puglia e alla tua sempre città. E allora, qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è proprio l'impasto, quindi noi andiamo a prendere il nostro burro cremoso e lo mettiamo in planetaria con miele. Un miele particolare? O... Allora, va benissimo per un fiori d'arancio, ok, proprio per, diciamo, dare un discorso di agrumi al prodotto. Nel frattempo quindi che tu cominci a miscelare, io vedo qua dietro una foto che campeggia e io voglio sentire anche un applauso da parte del nostro pubblico perché abbiamo un vero e proprio campione sì, qua in studio. Ci racconti di questo premio, Gianluca? Allora, praticamente questo premio è stato conseguito nel 2023, dove dopo 6 mesi di lunga preparazione mi ha portato poi ecco a vincere il campionato italiano di cioccolateria, dove durante la finale avevamo da presentare una scultura in cioccolato, una pralina a basso contenuto di zuccheri e uno snack senza glutine. E questa scultura tu l'hai dedicata proprio alla tua terra, perché sempre ci sono degli elementi che riguardano, forse abbiamo anche la foto che la riguarda, c'è la tartaruga, la caretta caretta, ci sono le paleoliche, c'è tutto quanto riguarda la tua terra, la tua splendida Puglia. Sì, proprio così, esattamente, perché ho voluto praticamente rappresentare in toto la mia terra e diciamo... Eccola qua, guardate che bella. Ma che bella, bellissima. Davvero un artista. È bello che tu ricordi sempre la tua terra, è sempre un inno alla tua Puglia, e anche perché poi se tu sei diventato un campione lo devi proprio alle tue radici. Certo, sicuramente. Come nasce la tua passione per il cioccolato, per la cucina, per la pasticceria? Allora, questa passione nasce comunque sin da quando ero piccolo, guardando ovviamente a casa i miei nonni, i miei genitori preparare insomma dolci, e quindi mi dilettavo sempre a provare, ecco. Poi è diventato un vero e proprio mestiere quando nel 2016 ho avuto il piacere di aprire la mia attività e poi è stato un susseguirsi di esperienze. Anche qui a Roma sono stato 1 anno e mezzo presso un'accademia molto importante, a Roma Academy, dove da lì poi c'è stato, diciamo, questo inizio del percorso concorsuale. Quindi giovanissimo, ma con tantissime esperienze, hai già fatto tantissimo. Hai parlato della tua attività che si chiama Dolci Note. Sì. Ma perché si chiama Dolci Note? Dolci lo possiamo immaginare, ma note per quale ragione? Allora, Dolci Note perché l'amore per la pasticceria, ma anche per la musica, perché io sono laureato al Niccolò Piccinni di Bari con il maestro Corrado Roselli. E ti vediamo qui. E quindi, insomma, una serie di cose che comunque abbracciano l'arte, quindi ecco, questo è il discorso che mi fa piacere poi ricordare. Sono comunque forme di arte sia la pasticceria che la musica, quindi è stato un bel percorso. Assolutamente qui. Ma io sono curiosa, ma il primo dolce che hai fatto, te lo ricordi? Il primo dolce che ho fatto è stato praticamente una torta Sacher. Quindi il cioccolato c'entra sempre. Sempre. E ora stai versando proprio il cioccolato, giusto? Cos'è questo? Ho sbagliato. Allora, praticamente abbiamo fatto montare
il burro con lo zucchero e il miele. Poi abbiamo incorporato le uova e ora stiamo la pasta di mandorle. Pasta di mandorle al 100%, proprio per, come dicevamo prima, ricordare il discorso. Allora, rassicuriamo, chi non avesse la planetaria può fare comunque questo dolce con olio di gomito, sì, impastando piano olio piano. Olio di gomito o spesso e volentieri a casa si hanno dei bimbi, quindi sono dei frullatori, e può essere messo all'interno tutto. E ho visto che le uova non le hai aggiunte tutte quante in un solo momento, ma le hai messe piano piano. No, le ho messe piano piano per far praticamente incorporare poco alla volta il tutto, perché sennò poi si smonterebbe il prodotto finito. Allora, mi sa che ci vuole ancora qualche istante. Allora, facciamo una cosa. Andiamo qualche momento in pubblicità e noi ritorniamo qui e vediamo a che punto è Gianluca. A tra poco. Oggi 3 maggio si conclude la festa del Santissimo Crocifisso a Cosenza e noi vogliamo andare proprio lì. Siamo collegati con il guardiano del santuario, padre Ippolito Fortino, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e faccio bene a voi. Padre Ippolito, ti vediamo appunto all'interno del santuario. Oggi è l'ultimo giorno della festa, che è cominciata il 23 di aprile. Ci racconti come sono andati questi giorni e che giornata sarà quella di oggi? Certo, allora sì, siamo oggi al culmine proprio dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Abbiamo celebrato una novena molto molto partecipata dalla gente. Questa tra l'altro è una festa di quartiere, una festa della città alla fine. E oggi è il culmine della festa, dicevo. Penso che valga la pena anche ricordare perché oggi si festeggia il Crocifisso, certo. Proprio oggi 3 maggio, no? Il 3 maggio del 327 d.C. la regina Elena, cioè la madre dell'imperatore Costantino, ritrovò con la sua tenacia, con la sua fede e devozione le reliquie della Santa Croce, quindi insomma tra le reliquie più importanti della cristianità. E da allora questo giorno è dedicato proprio al ricordo della Inventio Crucis, cioè del ritrovamento di questa reliquia così importante per tutta la cristianità. E quindi, certo, nel calendario attuale, nel calendario della Chiesa Cattolica, non c'è più questa festa, però è rimasta laddove nel corso dei secoli si è sempre festeggiata con grande devozione. È il caso proprio di Cosenza e del quartiere della Riforma in particolare. Padre Ippolito, quindi si chiama Santissimo Crocifisso della Riforma perché? Per il quartiere? Sì. Allora, sì, per il quartiere, perché il quartiere è chiamato il quartiere della Riforma, ma è interessante capire anche perché. Qui adesso noi frati cappuccini abitiamo questo luogo, però prima di noi, molto prima di noi, è stato abitato dai frati francescani riformati, i frati della Riforma, e questo appellativo è rimasto poi a tutto questo quartiere della città di Cosenza anche quando i frati riformati sono andati via. Pensate che noi frati cappuccini abitiamo questo luogo solo da poco più di un secolo, dal 1915. Tra le altre cose è un sito di grandissimo valore per la vita religiosa qui di Cosenza, perché la prima volta che fu abitato proprio da consacrati risale al IX secolo d.C., cioè nell'Ottocento le Benedettine costruirono il loro primo monastero qui fuori dalle mura della città di Cosenza, e poi nel corso dei secoli è stato abitato dalle Clariste, dai frati riformati appunto, e poi infine da noi cappuccini. Noi siamo solo gli ultimi, però custodiamo questa devozione che è vibrante ancora oggi per il popolo cosentino, la custodiamo con tanta passione anche noi. Siete ultimi, ma non siete soli, perché le immagini ci hanno riportato una grande partecipazione da parte dei fedeli, della gente, è vero? Assolutamente sì, è una festa di popolo, come credo soltanto qui al sud ancora è possibile concepirle. Noi abitiamo, pensate, ai margini, al centro, tra il centro storico di Cosenza e la città nuova, quindi raccogliamo la devozione dell'una e dell'altra parte della città. Siamo un santuario diocesano molto molto frequentato, a dire il vero, durante tutto l'anno, perché è un luogo di preghiera al quale teniamo molto, insomma teniamo di offrire alla gente possibilità di pregare e di stare davanti al Crocifisso tutto l'anno, al di là della festa di oggi. Però sì, raccogliamo veramente la devozione di tutta la città.
Padre Ippolito, possiamo chiederti di restare con noi? Così ci risentiamo tra qualche istante, perché dobbiamo parlare anche di un gemellaggio, certo, molto importante. E allora, Padre Ippolito, ci ritroviamo tra poco. Tra poco, grazie. Grazie Padre Ippolito. In questo venerdì vogliamo farci una bella risata e la facciamo con Lello Maraggio. Qui diamo buongiorno, il buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Benvenuto buongiorno nel nostro grazie studio. Grazie. Scrittore, umorista, insomma, chi più ne ha. Però fammi ringraziare questo studio che è meraviglioso, tutte persone disponibili, veramente ringrazio tutto. Siamo in famiglia. Veramente ci vediamo tutti i giorni, mi devi credere, tutti i giorni. Bene, grazie. Finché dura questa giovinezza, noi ce la teniamo, caro Lello. Veramente. E però anche ridendo ci si mantiene giovani, è vero? Assolutamente sì. E la risata per te, diciamo, è un po' un marchio di fabbrica, un timbro sì caratteristico, nonostante anche le avversità che hai dovuto passare nella vita fin da quando eri piccolino. Ci racconti brevemente, insomma, la storia? Allora, io la polio l'ho contratta 3 mesi dalla nascita a Napoli, nel vicolo dove io sono nato, a Napoli, a Santa Chiara. C'era la polio e l'hanno preso un sacco di persone. In quel periodo c'era... Io sono stato contagiato dal virus della polio, ma contemporaneamente credo di essere stato contagiato anche dal virus dell'umorismo. Sembrano due cose paradossali messe insieme, perché di solito l'immagine del disabile è quello là che è sofferente, quello là. Invece io cerco di non essere sofferente, ma di portare insomma avanti questo mio messaggio di ottimismo nonostante la disabilità. C'è una cosa fondante per quanto mi riguarda, è che in quel periodo c'era una possibilità ogni 50.000 di prendere la schedina Totocalcio all'epoca, e chi ha la mia età la ricorda la schedina Totocalcio. Io non l'ho presa. C'era la possibilità ogni 30.000 di prendere la polio e ho preso la polio. Quindi c'è bisogno anche di avere fortuna anche in questo senso. Nelle vincite, certo. Senti, nelle vincite. Quando hai contratto invece il virus dell'ironia, come lo chiami sì tu, i primi segnali, i primi sintomi, quando hai iniziato a vederli? Allora, l'ho visti intorno ai 13 anni. Perché... Come si sono manifestati? Quella è una malattia peggiore della polio, cioè nel senso che tu è un tormento, perché tutto quello che tu fai, lo fai tenendo presente, dici ma tu sei disabile? Sì, beh io voglio vivere così. E si sono palesati questi sintomi, perché a scuola io ho riscritto tutto il codice stradale in maniera umoristica. Nel quaderno del direttore, ve lo ricordate, là non si poteva scrivere niente, e il direttore chissà perché doveva tenere questo quaderno. Quando io l'ho consegnato con questo stradario, codice della strada a modo mio, io pensavo di essere, sai, rimproverato. Invece è venuto proprio il direttore e mi ha fatto morire il risato, bello. Ed è stata da lì ho capito che c'era qualche cosa, e che me l'ha sottenuta cara. Io potrei andare avanti per un'ora, quindi ditemi. E noi siamo qui che ti ascoltiamo. Noi siamo qui che ti ascoltiamo. Ma nel frattempo noi stiamo vedendo scorrere un sacco di foto, perché sì, la tua è una storia, diciamo, tua singolare, ma anche sì collettiva, della tua famiglia. Vediamo un sacco di gente qua nelle assolutamente foto. Assolutamente. Io quando sono nato, io vengo da una famiglia di 10 figli, va bene. Mia mamma mi ha avuto come quarto, e mi sono messo sempre nella mente di una donna, di una ragazza, che mia mamma aveva 30 anni quando mi ha avuto. Perché la disabilità è mia, però io ho pensato alla preoccupazione di una mamma, e questa insomma mi ha sempre portato, perché mia mamma, io ho dedicato il mio primo libro a mia mamma, perché è stata fondamentale. Racconto questo brevemente. 10 figli, il quarto figlio con la disabilità, mia mamma non se ne è fatto proprio problemi, ne ha fatti altri 6, cioè nel senso dice, o tutte le ciambelle riescono col buco, io sono la famosa, la classica ciambella senza buco, però mia mamma non se ne è proprio portata, e dopo di lui ne ha fatte altri 10. Però mia mamma Titina è stata fondamentale, perché praticamente una volta noi giocavamo per strada con gli altri, per casa con gli altri fratelli, io scivolando ho rotto uno dei vasi, mia mamma ci teneva. È entrata mia mamma, mi ha picchiato, ha picchiato gli altri miei fratelli, però mia mamma stava con le amiche sue. Quando le amiche hanno visto che picchiava anche a me, che ero disabile, loro dissero, ma che fai Titina, picchi pure Raffaele, lui c'ha il problema. E mia mamma disse, no, lui ne deve avere di più. Vabbè, e mi commuovo quando dico questo, mi commuovo sempre. Perché... se io non picchio lui, lui capisce che è diverso dagli altri. E invece questa cosa qua, meglio della Montessori, io me lo sono portata sempre. È stato un presso grandissimo insegnamento. Assolutamente sì, perché quella è la diversità. I disabili, non so, anche perché quando tu
Quando tu, io ho letto tanti libri che parlavano di disabilità in maniera tragica, secondo me quelli là, la disabilità è una grande rottura, questo è indubbio, non è che uno dice uno ci accetta e finisce. Però alle persone la disabilità è una cosa che sembra non riguardare le persone. Io faccio sempre l'esempio dell'incidente sull'autostrada, che tu passi con la macchina, vedi l'incidente, dici vabbè, non tocca a me, tocca agli altri. Le persone un po' così la vivono questa cosa. Se tu riesci invece a collegarti con loro in maniera umoristica, in maniera ironica, loro prendono di più. E nei miei libri questo traspare, perché io sono un umorista. Ma infatti c'è una provocazione che ieri, studiando un po' la tua vita, bellissima, con Grazia abbiamo visto, è vero? Qual è? Sì. Qual è la provocazione? È una cosa bellissima, perché tu hai fatto una proposta. Sì. Per il giorno della disabilità, tu, sì, non, tu vorresti che tutti i disabili restassero a casa. Sì, nel ce lo libro, spieghi bene perché, sì, cosa vuol dire? Perché nel libro questo qua, che sta io, questo è il mio nuovo libro che io sto portando, per favore non toccatemi i disabili, che è poi una storia d'amore fra due ragazzi in carrozzina. Io là ho fatto una proposta, nel senso che fare una giornata a favore della donna, a favore delle conchiglie, a favore dei disabili, non serve, perché diciamo festeggiare oppure onorare i disabili solo quel giorno? Io ho detto, quel giorno tutti i disabili d'Italia, va bene, rimaniamo a casa, perché i disabili sono una risorsa per la società, non possono essere un problema, perché ci sono i disabili, non, l'immagine dei disabili non può essere sempre quella là che tu stai a casa, vicino alla finestra con la copertina sulle gambe a fare le collanine. No, ci sono disabili che hanno dei posti di rilievo, direttori di banca, notai, ci sono insegnanti, ci sono musicisti, sono chirurghi addirittura che lavorano, fanno le operazioni con l'esoscheletro addosso. Quindi se tu li fai rimanere tutto a casa, tu provochi un danno, perché questi disabili che hanno dei posti di rilievo non vanno a lavorare quel giorno, e quindi ti rendi conto che se mancano queste figure nella società, la società ha dei problemi. Così si mostra che i disabili non sono un problema per la società, ma sono una risorsa. Assolutamente, è una bellissima proposta. E questo qua, infatti, questo libro mio, che lo trovate ovunque, ha vinto il premio internazionale alla parola proprio per ribaltare questo concetto della disabilità. Non solo libri, ma anche spettacoli. A questo proposito c'è qualcuno che ti ha mandato un messaggio, guardiamolo insieme. Ma veramente? Salve ragazzi, come state? Sono Lino Barbieri e voglio informarvi che lì con voi in studio c'è uno degli autori comici più forti d'Italia, Lello Marangio. Ha scritto per il teatro, la televisione, Zeri, Colorado, Made in Sud, e ha scritto per me. Questo mese festeggiamo circa 20 anni di collaborazione, un matrimonio riuscito davvero bene. Stiamo così bene insieme che abbiamo deciso di unirci anche in palcoscenico. Infatti stiamo facendo il nostro viaggio di nozze, stiamo girando l'Italia con Marangio Comics, uno spettacolo di stabilmente comico, un mix di battute, libri, canzoni e cabaret, il tutto condito dall'intelligenza di Lello, che affronta la disabilità in maniera ironica ma soprattutto con autoironia. Il pubblico si diverte molto e ascolta con leggerezza i problemi che i disabili sono costretti a vivere ogni giorno. Il biglietto d'ingresso per il nostro spettacolo è mutuabile. Scherzi a parte, Lello, voglio approfittare di questo momento per ringraziarti per le emozioni che mi stai regalando, mostrando la tua immensa forza. Sei davvero un grande amico mio, ti voglio bene, ciao! Lino Barbieri, che ringraziamo, ma che combinate voi due insieme? Allora, io ho scritto per molti comici italiani, ho fatto tante trasmissioni per italiane, i più grandi show. Per tantissimi, sì, però devo dire, con Lino c'è un feeling particolare. A parte che lui è una delle persone più belle con le quali, insomma, ho avuto a che fare. E poi mi è venuta l'idea, visto e considerato che questa linea di portarla, l'idea della disabilità non in maniera problematica, acquista molto, cioè conquista il pubblico, io ho provato a scrivere questo spettacolo nel quale mischiamo cabaret, canzoni, perché Paulina è bravissima a fare quelle, è un artista tutto tondo e poi c'ha una storia. E la gente apprezza, quando lo portiamo in scena abbiamo 1:40 di spettacolo nel quale parliamo dei miei libri e quindi della disabilità, e la cosa bella è che alla fine le persone che entrano in teatro con un'idea della disabilità se ne escono fuori con un'idea completamente, completamente diversa. E io sono molto contento di questa cosa, perché significa che c'era modo di dare, perché se tu la dai in maniera pesante la disabilità non serve, invece se la dai facendo, ribadisco, con un minimo di umorismo,
Io cerco di metterci tutto quello che... cerco anche di sfatare i luoghi comuni, per esempio, no, della disabilità. Ne dico uno, i posti riservati ai disabili. No? Io mi sono fatto sempre questo conto. Vicino ai centri commerciali, le persone posteggiano la macchina nei posti riservati ai disabili perché stanno a 2 metri dall'ingresso. Va bene? Poi, quindi, tu non vuoi camminare, perciò metti la macchina là. Però poi che fai? Entri nel centro commerciale e ti fai 8 chilometri a piedi. Allora dico, scusa, ma se metti la mano, invece di farne 8 dentro, ne fai 150 un po' fuori. Allora questa a Napoli si chiama la cazzimma, questa cosa qua. Cioè, nel senso, dico, è la furia. Cioè, è una cosa che non ha senso, perché se tu non vuoi camminare, io capisco, allora entri nel centro commerciale e stai fermo, ma se poi fai 8 chilometri, perché ne lo puoi fare? La gente non si rende conto che se tu togli il posto ai disabili, è un problema, crei un problema al disabile perché vive nella carrozzina che è completamente diverso da te, che invece puoi farne completamente a meno. Hai ragione, Lello. Hai detto prima che tu verresti ogni giorno. Assolutamente. Quindi possiamo sì. richiamarti, possiamo quando rinvitarti. Vuoi. Oh, bene, bene. Volevo solo, è una promessa. Volevo solo ricordare che io, venendo da Napoli, dato che io tento di essere apprezzato non perché sono disabile, ma per i libri che scrivo, con la mia comicità ho vinto il premio Troisi, Massimo Troisi, che voglio fare un applauso a Massimo perché è un conterraneo mio, è uno delle più grandi comici che sono passati, diciamo, queste cose. E vincendo il premio Troisi, che è uno dei premi più sostanziosi per, più quando, riguarda la, certo. per quanto riguarda la scrittura comica e umoristica, io di questo ne sono. È stato un modo ancora di più. Mo partecipo un'altra volta quest'anno, per sfizio, voglio prenderla la seconda volta. E noi vogliamo festeggiare allora con te. Grazie. Grazie. Allora, grazie, noi facciamo una cosa. Ti piacciono i dolci? Da napoletano penso di sì. Sì, e allora guarda. Pensato. Noi ci spostiamo perché sì. c'è il nostro chef che ci aspetta e ti dedichiamo il dolce che stiamo grazie, preparando. Grazie, me lo salutate. Grazie. Lello Maranghio, grazie. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie. Perché noi, Gianluca ci sta aspettando, Gianluca Trisolini, perché c'è un cake che stiamo preparando, che sta preparando, perché noi immeritatamente... Senza qua, che ti prendi i meriti che non sono ma noi mangiamo Giacomo. E basta qua, scusa no, Gianluca. No, dai, diciamo che stiamo preparando. Stiamo preparando, perché da noi stamattina ci mi state assistendo benissimo. Mentale. Allora, hai fatto... Abbiamo terminato l'impasto. Ok, esatto. Abbiamo terminato l'impasto. Però ora... aspetta, scusami sì, Gianluca, sì, c'è sì. un momento importante, sì. la ricetta non l'abbiamo ancora detta. Okay. Giacomo. Ma la vogliamo dire? Ma certo. Allora, gli ingredienti per l'impasto che ha adoperato prima Gianluca sono i seguenti: 270 g di uova intere pastorizzate, 150 g di pasta di mandorle, 130 g di zucchero semolato, 20 g di miele, 150 g di burro, 120 g di polvere di mandorle, 100 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci e albicocche a cubetti, 150 grammi. Perfetto. Una volta terminato l'impasto lo mettiamo in un sacchetto e andiamo a dressare nei nostri strampi. Dressare vuol dire che ce lo versi dentro sì, a sì. modo, ecco. E fino ai 3/4 dello stampo e ovviamente precedentemente imburrato e infarinato, che proprio perché essendo un dolce da forno poi potrebbe non staccarsi più. Certo, ha bisogno di quello. Ha bisogno di burro e farina. Bene, una volta dressato, a questo punto inforniamo. Battiamo un po'. Ah, ecco. Battiamo un po'. E mettiamo un filo di gelatina neutra per dare l'esplosione al cake e poi inforniamo 160 gradi per 40 minuti. Gelatina neutra al centro, gelatina, vedi? Questo sì. è un trucco, questo un trucchetto. È bello. E allora, Gianluca, mentre andiamo a infornare, sì. io vorrei vedere oggi che tempo che fa. E allora chiamiamo Perfetto. Il meteo. Buongiorno al primo maresciallo Alfonso Sequino, ci dica tutto. Buongiorno a te, grazie, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Ancora una giornata instabile a causa di questo flusso nord-occidentale di aria umida, fresca, che sta portando con sé della instabilità, della variabilità anche dal punto di vista della nuvolosità, ma la buona notizia è che nei prossimi giorni tornerà l'aria stabile e quindi ci sarà un fine settimana sicuramente migliore e soleggiato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quella che è la previsione per le prossime ore, partendo appunto dal nord, dove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. I fenomeni interesseranno dapprima il settore orientale, poi si sposteranno anche su quello occidentale e assumeranno carattere di rovescio o temporale nel corso della giornata. Saranno possibili anche delle deboli nevicate a quote intorno ai 1800 metri, chiaramente sulle Alpi.
Per quanto riguarda il centro, anche qui la nuvolosità sarà per lo più compatta per tutto il periodo. Durante queste prime ore ha piovuto sulle coste tirreniche, poi pian piano i fenomeni si sposteranno anche su quelle adriatiche, dove assumeranno a ridosso degli Appennini, anche qui, carattere di rovescio o temporale. Al sud situazione leggermente diversa, sulle due isole maggiori splenderà il sole, fatta eccezione per la Sardegna dove dal pomeriggio avremo qualche velatura, mentre invece su gran parte delle regioni peninsulari, a meno della Calabria, ci saranno dei piovaschi che insisteranno nel corso della giornata, ma anche qui dal tardo pomeriggio sera tenderà al miglioramento. La ventilazione sarà per lo più vivace occidentale, quindi più fredda, e porterà delle mareggiate lungo le coste esposte, mentre invece i mari andranno da mossi a molto mossi, addirittura localmente agitati intorno alle due isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature, stamattina proprio quest'area occidentale più fredda ha fatto percepire temperature minime più fredde, mentre invece le massime nel corso della giornata saranno in lieve aumento. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti voi buona giornata e buon weekend. Grazie anche a lei, buon fine settimana e noi con il meteo ci ritroviamo lunedì. Dolci in forno, a quanto l'hai messo Gianluca? A 160 gradi per una quarantina di minuti circa, poi ovviamente dipende dal forno e quant'altro. Mediamente, cioè, 40, mediamente 40 minuti. Ora cosa facciamo? Allora, ora facciamo la bagna, ok, dove, con la quale bagneremo il nostro cake e daremo il profumo all'arancia, che non è altro che facciamo bollire l'acqua, ok, una volta arrivata a bollore andiamo a versare lo zucchero. Gli ingredienti sono pochissimi e semplicissimi, perché vi serviranno 1000 g di acqua, 800 g di zucchero e 200 g di liquore all'arancia. Giusto? Sì, giustissimo, quindi noi andremo a miscelare e far disperdere lo zucchero nell'acqua bollente e una volta raffreddata completamente la bagna andiamo a versare il nostro liquore all'arancia. Una piccola chicca, se mi posso permettere. Se vogliamo dare ancora un sentore di profumo più accentuato di arancia, potremmo mettere la buccia delle arance a bollire all'interno dell'acqua, così diamo anche un colore più giallastro alla bagna stessa. E questo è un piccolo trucchetto. Questo è un piccolo trucchetto, perché il buono degli agrumi si trova nella buccia. Questo è un trucco da campioni, perché noi ricordiamo che abbiamo qua in studio un campione che ha... E allora lo facciamo un applauso! Ci ha stupito con una scultura, perché essere bravi è un conto, ma essere artisti è un altro. E quello che hai fatto tu è un artista, veramente. Grazie, grazie. Assolutamente. E vedo che il forno ancora ci vuole un po'. Sì, ci allora, vuole. Noi abbiamo detto che non solo è un artista in cucina, ma anche un maestro di violino. Ma tu che musica ascolti quando stai creando i tuoi dolci? Beh, sicuramente comunque la musica moderna e alle volte anche quella classica, ma quella classica preferisco ascoltarla in privato. Fuori dalla cucina. Sì, sì, perché giustamente. Ma tu ascolti la musica mentre cucini? Dipende dalle giornate, dipende dal da fare. Per esempio, con il dolce che stai preparando oggi, cosa ascolteresti? Che musica ci abbineresti? Esatto. Visto che comunque uno tra i prossimi viaggi che si spera farò comunque sarà la California, una bella Africa dei Toto oppure Old Line dei Toto non sarebbe male. Oh. Gruppo vecchio, stile un po' roccheggiante. Ci sarebbe, vedi? Ce l'abbiamo? No, noi ci abbiamo Vivaldi quest'oggi e ci facciamo andare bene Vivaldi uguale. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra poco, continuiamo a vedere il dolce e ritorniamo a Cosenza. Fra poco! Siamo tornati e vogliamo ricordare che dal 23 aprile al 3 maggio a Cosenza si celebra la festa del Santissimo Crocifisso della Riforma. E allora è proprio a Cosenza che vogliamo tornare, dove ci aspetta padre Ippolito Fortino. Padre Ippolito, siamo tornati. Eccoci. Ci siamo lasciati prima parlando e anticipando un gemellaggio molto importante quest'anno con il Santuario di Cosenza. Ce lo sveli tu, di cosa si tratta? Sì, beh, un gemellaggio importantissimo perché abbiamo potuto gemellarci appunto con la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Proprio sabato scorso, questo è stato un po' un punto forte di questa novena del 2024, abbiamo accolto in visita, abbiamo avuto questo onore di accogliere in visita il guardiano del Santo Sepolcro, cioè il superiore della comunità francescana che in quella basilica vive insieme ad altre quattro confessioni cristiane. Per noi è stata una festa grandissima, incredibile,
fra Stefan Milovic è venuto proprio per siglare questo gemellaggio insieme al ministro provinciale della provincia religiosa di questa terra. Allora questo luogo, questo santuario del Santissimo Crocifisso è diventato un po' come il Golgota della nostra città, anzi desideriamo che sia sempre di più così. La cosa molto bella è stata che ha portato in dono questa reliquia, che è un piccolo sassolino del Monte Calvario, che proprio lui ha prelevato dal Monte Calvario. Peccato non potervi mostrare il fatto che l'abbiamo inserito proprio sotto la mensa dell'altare del nostro santuario. Però nel frattempo possiamo ammirare la location dove ti trovi. Ti sei spostato rispetto a prima, adesso Padre Ippolito, sì, dove sei? Dalla soglia della chiesa mi trovo adesso sul presbiterio, proprio ai piedi del simulacro del Santissimo Crocifisso della Riforma, che tra l'altro, lo vedete bene, è una bellissima opera lignea che ritrae il nostro Salvatore nella postura del Cristo sofferente. E ogni volta che si entra in questo santuario gli occhi sono veramente calamitati verso questa immagine che è straordinaria. E nel corso della novena, accanto alla croce, come è giusto, noi poniamo anche l'Addolorata, che in genere però si trova in un altare laterale del nostro santuario. E così la scena del Calvario veramente si ricompone davanti ai nostri occhi e possiamo contemplarla con facilità. Padre Ippolito, non possiamo non pensare, ci parlavi del gemellaggio con la Terra Santa in un momento molto molto delicato che sta vivendo. Sì, è stato un momento per noi anche di grande sensibilizzazione, perché al di là della celebrazione eucaristica presieduta da Padre Stefan, lui stesso poi nella serata ha avuto un incontro con i fedeli, nei quali ha raccontato un po' le condizioni in cui versa la Terra Santa, in cui versa Gerusalemme e soprattutto in cui versano i cristiani. È stato importante sottolineare che se è vero che lui ha portato una reliquia, no, una pietra inanimata del Calvario, però lì vivono delle pietre vive e vivono e soffrono nel loro stare lì in Terra Santa in una condizione di grande, grande sofferenza e di pena, no? Anche di ansia per il futuro, perché è molto importante che i cristiani continuino a restare in Terra Santa. E noi abbiamo voluto questo gemellaggio anche perché i nostri fedeli conoscano questa situazione e siano solidali con i cristiani di Terra Santa. E in questo senso una delle caratteristiche della vostra festa sembra particolarmente appropriata. Sto parlando del fatto che la festa è sostenuta particolarmente da quei quartieri, da quelle fasce della popolazione che sono più poveri. Come a dire che ci riconosciamo noi poveri negli altri poveri, in quelli che stanno vivendo altri disagi, e riconosciamo in loro la nostra stessa umanità. Assolutamente sì, io dico che la nostra presenza di Frati Cappuccini qui a Cosenza si caratterizza da due poli, questo del santuario, no, che è la nostra casa in cui i frati vivono, in cui pregano e fanno pregare la gente, però poi proprio qui a fianco c'è Casa San Francesco, che è una struttura che accoglie i poveri, soprattutto quelli che non possono sostentarsi da soli, che non hanno un tetto, che non hanno uno stipendio, che non hanno da mangiare. Questi sono i nostri due polmoni della presenza cappuccina qui a Cosenza. E durante la festa del Crocifisso i poveri diventano un po' protagonisti, festeggiano con noi, sono soggetti attivi anche delle liturgie, dell'animazione, della festa. Questo per noi è molto importante ed è molto bello. Padre Ippolito, come proseguirà questa giornata? Allora, abbiamo appena concluso con la prima messa, adesso ci saranno altre messe, quella più importante alle 11 perché è presieduta dal padre arcivescovo insieme al presbiterio della diocesi di Cosenza, e poi nel pomeriggio ci sarà l'ultima messa con il ministro provinciale e la processione, che insomma, è una grande processione che attraversa tutta la città di Cosenza. E, insomma, in quel momento esplode la devozione e la fede di tutti i cosentini con tripudi di festa e di gioia grandissimi. L'anno prossimo magari venga a TV 2000, così può riprendere un po' tutta la nostra festa. Sarebbe molto ma bello. Ci invita a nozze, ma ci inviti a nozze, perché è da tempo, lo vogliamo svelare. È vero, sveliamo un segreto, Padre Ippolito. Che prima nella mia vita da inviato e poi nella vita da inviato di grazia non ci siamo mai trovati entrambi in Calabria, cosa che avremmo sempre voluto fare. Quindi in realtà io a Cosenza sì, per la Madonna del Pilerio sì, però altrettanto io bene, pure a Reggio Calabria per altre cose, ma mai tutti e due. Andiamo insieme. Grazie Padre Ippolito, buona festa, un abbraccio. Ah, certo.
Vogliamo dedicare proprio a tutti i calabresi che ci guardano il dolce che stiamo preparando. Assolutamente, che ha molte dediche il dolce di oggi. Sì, lo dedichiamo a tutti. Ma siamo generosi, anche perché comunque in forno ce n'è altri due, quindi eccolo qua. Possiamo condividere. Guardate Gianluca che ma sta... Ma che bello, io vorrei farvi sentire il profumo poi. È la vero. Senti l'arancia nell'aria? Io la sento. Gianluca. Bene, allora una volta finito il nostro dolce per... lo bagniamo con un pennello appena uscito dal forno e lo andiamo a... Quindi a caldo va a caldo, messo a caldo, nella a caldo perché a caldo assorbe più ovviamente più bagna e per dargli un tocco diciamo ancora più brillante possiamo passargli della gelatina neutra e come decorazione finale possiamo prendere delle albicocche a spicchi, delle albicocche a cubetti e le mettiamo... Okay. Queste sono delle albicocche tagliate a cubetti e sì, poi? Queste sono albicocche candite. Ok. Ok, però diciamo che si può fare tranquillamente con delle albicocche fresche a cubetti, anzi dà ancora più morbidezza al prodotto finito, mentre con le albicocche candite diciamo ha un po' più di vita, quindi diciamo per un locale, un'attività è più comodo usare le albicocche candite, mentre... per a casa va benissimo quelle fresche. Potremmo quindi, usare anche quelle disidratate o non quelle è quelle disidratate va bene però rimangono un po' durette sì forse. Rimangono poi nella cottura un po' durette quindi molto semplicemente e delicatamente andiamo a fare questa nostra striscia di frutta sopra e per profumare è proprio una linea di frutta questa sì e per profumare ancora di più gli diamo un tocco di ma guardate di zeste di arancia. Io lo so adesso che questo fine settimana Giacomo sarà lì preciso, io già lo vedo in cucina che taglia queste albicocche. Guarda sul taglio delle albicocche sì perché diciamo quel taglio maniacale devo dire che mi appartiene, il resto del dolce non lo so. E questa linea di frutta e praticamente il nostro dolce. Ma che bello Gianluca, vabbè Gianluca voi guarda, voi ammirate quello che ha realizzato prima con quel per fare l'esplosione avevi adoperato quella gelatina neutra. Sì, sempre e guarda come è cresciuto effettivamente questa sorta di plum cake. Come che dicevi tu, una vera e propria esplosione. Sì, che meraviglia, sì. Davvero. Una meraviglia, ma te sei anche una persona ricca di interessi, perché figlio della tua terra e che terra che porti sempre con te, fai anche parte di una confraternita di cui abbiamo tra l'altro delle foto. Sì, allora faccio parte della confraternita del Carmine Purgatorio di Mottola, che saluto con piacere. E la nostra al sud di realtà confraternali ce ne sono tante, diciamo che noi abbiamo il piacere e la fortuna di essere una realtà molto importante perché conta circa 1000 iscritti, quindi una realtà grande e oltre a occuparci, cosa molto importante, di opere pie e ovviamente opere nel sociale, comunque ci occupiamo dei riti della Settimana Santa, ci occupiamo della festa patronale della Madonna del Carmine, la nostra titolare, e durante la Settimana Santa comunque è molto bello tutto l'ambiente, l'aria che si crea, che si respira anche le processioni, vedo sì come poi i perduni è suddivisa con il venerdì di Passione, con i sette dolori di Maria, che è il venerdì antecedente al Venerdì Santo, dove nel 2022 ho avuto diciamo l'onore e l'opportunità di essere di fare il troccolante. C'è stata una foto che è avere il cappuccio chino sulla testa, che è un'emozione che solo chi la prova può comprendere. E uno se le porta appresso. Mi era capitato qualche anno fa di andare dalle tue parti a Pulsano, insomma vicino a Taranto, e devo dire che lì, comunità che saluto, e devo dire che lì si sentiva veramente il legame delle confraternite, delle persone che stanno all'interno, quindi che uno si porta appresso anche andando lontano dalla propria terra. Radici che ritornano. Io invece voglio salutare tutti gli abitanti di Noi Cattaro, perché anch'io ero stata lì ho vissuto questa tradizione. Però io vorrei chiederti una cosa, certo, Gianluca, certo. Ma me ne tagli una fettina? Certo. Io vorrei vedere com'è l'interno. Ma certo. Questa è una scusa per assaggiarlo, però guarda, non l'ha capito nessuno. Ci facciamo vedere? Ma guardate, ne valeva la pena. Guardate che meraviglia. Facciamolo vedere l'interno. Guarda, che meraviglia.
Allora, questo è un dolce da campione, l'abbiamo detto, perché Gianluca Trisolini è campione pasticcere cioccolatiere e tra l'altro sei campione ancora in carica, perché era la gara del 2023, ma sei ancora in carica, infatti avremo degli altri eventi su questo e... insomma, e poi vedremo chi sarà il prossimo. Tra l'altro sappiamo che anche insisti molto, non solo su te stesso, ma anche sulla squadra, sull'importanza della squadra, così come fai con, certo, con Dolci Note, perché il lavoro di un singolo è poi anche il lavoro di molti, quindi è bello ricordare e riconoscere pure questo. Certo, si lavora in gruppo, alla fine i risultati li si ottengono, ma si ottengono anche soprattutto grazie al gruppo, okay? Perché il gruppo dà opportunità di poter ovviamente avere quel tempo libero, quel tempo da dedicare a altre situazioni. Quindi ringrazio anche il mio staff, è stato un piacere oggi la giornata passata con voi. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché davvero tu sei giovanissimo e immagino quanti dolci preparerai, quanti ne inventerai, e noi ti aspettiamo qui per assaggiarli. A casa non arriva, ma è un profumo, è un profumo pazzesco, senti, e adesso lo mangeremo sicuramente. Allora grazie Gianluca, grazie Trisolini, grazie a Dolci Note, grazie. Salutiamo anche tutta Mottola, sì, che ci sta guardando. A proposito di quel di Mottola, TV 2000, lo sapete, non vi abbandona durante i fine settimana, perché vi porta in giro per l'Italia con i borghi più belli d'Italia. Borghi d'Italia è il programma capitanato, lo sapete, da Mario Placidini, che questo fine settimana non vi porterà però in Puglia, vi porterà dalle parti mie. Vi porta a Gemona del Friuli, una bellissima perla che riguarda il Friuli, capitale poi della ricostruzione dal terremoto del 6 maggio del 76. Quindi non mancate l'appuntamento domani e dopodomani alle 12.15 con Mario Placidini. Gianluca, tu ci sei stato a Udine? No, Udine no. Perché a te piace viaggiare, viaggi sì, tanto, vero? Sì, e allora devi andare anche a Udine. Certo, non mancherà. Ok, nelle la città prossime... di Giacomo. Perfetto, allora la prossima tappa prometto. Facciamo scambi culturali di dolci. E allora, adesso noi ci salutiamo, perché vedete dalla foto oggi avrebbe compiuto 33 anni il beato Carlo Acutis, e noi ne parleremo e lo ricorderemo nella nostra seconda parte con Don Tony Drazza. Adesso è arrivato il momento dell'informazione di TG 2000 Flash, Santa Messa, e poi ci ritroviamo sempre qui. Di buon mattino, a dopo. A dopo. Grazie Gianluca. Grazie. A voi. Prendiamo la linea dopo la Santa Messa per ricordare che oggi 3 maggio sarebbe stato il compleanno di Carlo Acutis. Allora in questa giornata così speciale vogliamo ricordare quello che è stato definito il santo dei millennials, e vogliamo farlo andando al centro e chiamando Don Tony Drazza con noi nel nostro studio. Buongiorno. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Bentornato Don Tony. Santo dei millennials, dicevo che è una dicitura che, insomma, una delle tante diciture che si vedono su questo giovane che oggi avrebbe compiuto 33 anni, è un modo, uno spunto per dire che è un giovane che riesce a parlare ai giovani di quest'oggi. Te che con i giovani hai tanto, hai avuto e hai tanto a che fare, come, che cosa vedono i ragazzi, le ragazze di oggi in Carlo? Ma vedono la bellezza di una vita vissuta pienamente, anche se nell'arco temporale è abbastanza breve, no? 15 anni. Loro, i ragazzi, vedono tante persone, ma anche tanti adulti vedono in lui gli occhi belli, gli occhi puri di un ragazzo che ha scelto di fare, di vivere pienamente la sua vita senza particolari stravaganze, no? Lui è stato dentro con tutti i suoi compagni, con la scuola che frequentava, con la gente che stava vicino a lui, e è riuscito a dare quella purezza che noi ci aspettiamo, quella passione che soltanto i quindicenni riescono ad avere. E lui si è buttato, ha fatto tutto bene, ha cercato di impastare la sua vita con la vita delle persone che incontrava in maniera bella. E allora questo rimane, quando la gente vede negli occhi di altre persone la purezza, la verità, la bellezza di qualcosa di più profondo, ne rimane affascinata. Tutti noi ne rimarremo affascinati. Un ragazzo, come diceva Giacomo, oggi avrebbe compiuto 33 anni, muore giovanissimo ed è un esempio per tanti ragazzi. Ma Don Tony, se volessimo proprio capire, perché a volte è difficile immaginare quello che ha fatto lui in così pochi anni di vita, anche accettare la sofferenza, ci spiazza pensare, perché in fondo era un bambino, era un ragazzino. Cosa lo differenzia dagli altri ragazzi? Noi dovremmo... ogni tanto ci pensavo, noi dovremmo cercare di fare pace con la santità.
dovremmo cercare di riavvicinarcela un po', questo concetto che sembra così astratto e così lontano da noi, un po' perché ci consola, ci fa stare tranquilli nelle nostre poltrone per dire non è cosa mia, non è cosa che mi interessa, loro sono scelti, prescelti dall'alto. E quindi questa cosa ci lascia un po' così comodamente seduti nelle nostre mediocrità. E invece noi dovremmo imparare, e Carlo ci aiuta a fare questo, dovremmo imparare a pensare che la santità è vivere pienamente ogni singolo istante della nostra storia, che è l'unica strada verso il cielo, è vivere bene sulla terra. E allora tutto questo ha aiutato anche questo giovanissimo Carlo ad avere occhi diversi anche sulla sua stessa vita. Non si è disperato, ha cercato di accettare tutto in maniera molto, molto matura, anche se aveva pochi anni, anche se era giovanissimo. Però questo è sempre molto interessante da pensare, riuscire a intravedere nella nostra storia e nella storia di qualcun altro la bellezza di poter vivere fino in fondo tutto quello che ci viene concesso nella vita. Carlo ha fatto questo poi fondamentalmente, ecco perché poi viene ricordato e viene pregato e viene cercato da tanti giovani, da tanti adulti, perché è riuscito a resistere, perché non ha trovato vie di fuga, perché è rimasto nella sua vita, perché non ha cercato altro per dire adesso mi distraggo per non pensarci. Noi abbiamo sempre avuto questa attenzione carina, anche tenera, di far così distogliere lo sguardo dai problemi. Molto spesso nella nostra vita abbiamo sempre accompagnato qualcuno dicendo se c'è un problema stasera vengo, usciamo insieme e ci prendiamo una birra per distrarti un po'. Carlo non si è distratto, Carlo è rimasto lì perché sapeva che quella era la sua storia, quella era la sua vita. La gente si affeziona di queste cose qui, non delle distrazioni, ma della profondità. Tra le tante cose che amava c'erano i luoghi di montagna, e proprio in uno splendido luogo di montagna nella Val di Fiemme c'è una scultura che è proprio ispirata a Carlo Acutis. È stata realizzata da uno scultore che si chiama Cosimo Allera e che è stato incontrato per noi da Serena Cirillo. Partiamo per la Calabria. Ci troviamo a Gioia Tauro, una cittadina della piana di Reggio Calabria. Siamo all'interno del mio laboratorio, del mio ufficio, dove tantissime volte mi ritrovo con la penna in mano per creare le mie sculture. Il mio percorso inizia da bambino, da quando ero piccolino, perché mio padre è un artigiano del luogo, aveva un'officinetta e io mi ritrovavo spesso all'interno dell'officina a giocare con i pezzettini di ferro. Poi questo mio giocare all'interno del laboratorio mi ha portato a realizzare le prime opere. L'incontro con Carlo è stato un percorso bellissimo, perché in pratica io ero stato selezionato per realizzare un'opera in Val di Fiemme. Chiaramente superai la prova con un disegno di un grande cervo, il grande osservatore, allora l'avevo chiamato. Nel dire il materiale che mi serviva e le attrezzature, faccio un incontro, un ritiro spirituale. Mi parlano della figura di Carlo che io prima non conoscevo. Da lì nasce lo schizzo per realizzare la scultura Acutis, che poi sarà realizzata in Val di Fiemme in un contesto bellissimo, nello scenario del Parco Sculture Resperart, che è il parco sculture più alto del mondo. E tanto mi fa pensare pure anche al discorso che Carlo amava la natura, le montagne, quindi metterlo là, mettere una scultura dedicata a lui, questa grande eucaristia che porta alle autostrade del cielo è messa in quel punto, mi dava veramente, mi ha fatto capire che, voglio dire, che realmente c'è un qualcuno che mi dice quello che devo fare.
Io ringrazio Dio che riesco a realizzare e sono riuscito a realizzare un qualcosa per far bene e far parlare di Carlo. Rimane impressa, Don Tony, non solo la bellezza della scultura e anche il luogo in cui è inserita, ma una cosa che ha detto Cosimo Allera: io non conoscevo Carlo, ha detto, però poi quando l'ho conosciuto è stato un percorso per me. Anche chi non conosce Carlo, in qualche modo ne viene colpito, ne viene stupito, c'è una fascinazione forse che la santità ha nei nostri confronti, o semplicemente ecco quel carattere che aveva Carlo, che abbiamo descritto, riesce a colpirci anche se Carlo non c'è più. Sì, conosco Cosimo, è stato un piacere ritrovarlo, una piccola scultura sulla mia scrivania. Sentire parlare Cosimo, anche non intervistato, si sente davvero che non ha soltanto conosciuto, ma Carlo l'ha attraversato. E come dicevi tu, Giacomo, è questa la bellezza, no? Noi dovremmo ritornare un po', anche come preti, come gente di chiesa, dovremmo ritornare un po' a parlare della santità, a presentare figure di santi, a rendere, come dicevo prima, la santità un po' più terrestre, perché poi il racconto della santità, la conoscenza di figure di santi come Carlo, si rendono la vita di altre persone che lo ascoltano una vita particolarmente disponibile alla conversione, particolarmente disponibile all'accoglienza del Vangelo. Vivere e vedere Carlo, sentire la sua vita, vedere quello che ha scritto, quello che ha fatto, quello che ha detto in un'età così giovane, rende tutti molto sensibili alla sua figura, perché davvero c'è questa bellezza del riavvicinamento tra il cielo e la terra, e tutti noi siamo affascinati da questa cosa. E Cosimo Allera lo ha ricordato, Carlo diceva che l'Eucaristia era la sua autostrada verso il cielo. Lui era davvero innamorato dell'Eucaristia, Don Tony? Lui era innamorato, lo ha dimostrato, lo ha raccontato, è diventata la frase che tanti giovanissimi, tanti giovani si portano scritte sulle magliette, ed è questa anche un'attenzione che noi dovremmo riprendere, perché se un giovane si stampa qualcosa sulla maglietta e se la porta in giro e fa i campi, significa che quella fascinazione è arrivata anche nella sua vita, perché è possibile davvero poi vivere l'Eucaristia. Tanti giovani che io ho conosciuto in questi anni hanno sempre vissuto l'Eucaristia anche in maniera quotidiana, non soltanto nelle grandi occasioni, proprio come il momento centrale della loro giornata. Qualcuno dice: Don Tony, io la faccio la mattina presto perché questo mi indirizza, e la tua strada indirizza. Ecco, forse proprio il fatto, Carlo diceva, riteneva il suo rapporto con Gesù, diceva il mio amico Gesù, il fatto di avere un'amicizia, che è un'amicizia che non sta qua nella terra ma sta nel cielo, è anche un modo per riappropriarsi di quel cielo che fa parte di tutti quanti noi, anche in quel caso lì di rendere concreto quello che è un rapporto poi prevalentemente spirituale, ovviamente. Quest'altra cosa è molto interessante da pensare, che forse servirebbe pure a noi un po' riprenderci. Cioè, la vita dei discepoli e la nostra vita di credenti dovrebbe rientrare in questa logica di relazione amicale con Gesù, no? Cioè, di questo rapporto tra buoni amici, che ti porta a dire delle cose a lui e a sentire delle cose da parte di Gesù. Quindi questa caratteristica bella che Carlo ha tirato fuori dalla sua vita, dal suo cuore, credo che aiuti tanti giovani e tante persone che conoscono Carlo davvero a riprendersi una relazione diversa, non più dottrinale, non più soltanto morale, ma anche una relazione proprio amicale con Gesù, tanto da considerarlo uno di casa, da considerarlo uno che è vicino a me, da considerarlo uno che mi dà consigli, che ascolta le mie paure, le mie perplessità, ma che moltiplica le mie bellezze. Noi tutti un po', con il passare del tempo, l'abbiamo persa, questa dimensione fraterna con Gesù, questa dimensione amicale con Gesù, perché l'abbiamo un po' trasferita nell'idea della celebrazione. Quindi esiste Gesù soltanto se celebro qualcosa, e poi nella mia vita io sono impegnato a fare altro, Gesù non è dentro le mie cose. Invece Carlo ha dimostrato che Gesù era impastato totalmente nei suoi pochi anni di vita. E allora, Don Tony, oggi vogliamo ricordare Carlo Acutis anche attraverso le parole di sua mamma, la signora Antonia Salzano,
e ascoltiamo in questa intervista che ha raccolto per noi Simone Nestori. Carlo era un bambino come tutti i bambini, un bambino ordinario che faceva una vita ordinaria, ma che spalancando le porte a Cristo ha fatto sì che la sua vita sia diventata straordinaria. Nella sua vita Carlo ha sempre cercato di farsi prossimo e anche in punto di morte, quando gli chiesero ma soffri molto i medici, lui rispose c'è gente che soffre molto più di me. Certamente per Carlo la Pasqua era il momento più importante, perché ci ricorda a tutti che siamo tutti chiamati all'infinito, no? Carlo scriveva che il nostro cognome è infinito, il nostro nome è infinito, da sempre siamo attesi in cielo. La nostra patria non è questa terra, ma è il cielo. Carlo aveva una grande devozione per la Divina Misericordia, la misericordia di Dio, che per Carlo era proprio il fatto della morte in croce di Cristo, da cui sono, dal costato ferito, sono scaturiti acqua e sangue, che i sacramenti, che per Carlo sono la nostra salvezza. Ecco, la grande misericordia di Dio sono i sacramenti, tra cui l'Eucaristia, che Carlo chiamava la mia autostrada per il cielo. Ecco, Carlo ha offerto la sua vita affinché la Chiesa sempre più, l'Eucaristia trionfasse nella Chiesa, perché ovviamente più i cuori si avvicinano a Gesù Eucaristia e più vi è il trionfo di Cristo sulla terra. Scoprire l'Eucaristia significa scoprire Cristo, che ha promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La Chiesa è quella che poi deve attestare, no? Il fatto di essere beati, santi, venerabili. Ecco, per me come madre, io dico santo nel senso, diciamo, virgolettato, perché è un bambino che certamente è una vita sempre spesa per gli altri, sempre col sorriso, mai un lamento. Ecco, veramente Carlo mi ha insegnato tanto, a me. Ho proprio capito che veramente bisogna vivere la vita in chiave di assoluto e non di transitorio, perché purtroppo noi spesso pensiamo che tutto si risolve in questa vita terrena, che è una vita orizzontale, e non vediamo l'aspetto verticale, che invece è l'aspetto più importante della nostra vita. Ringraziamo la signora Antonia Salzano e le mandiamo un abbraccio. Quello che sottolinea anche la mamma, davvero questo non lamentarsi mai, addirittura in punto di morte lui pensa che c'è qualcuno che sta soffrendo più di lui. Sì, c'è un passaggio della signora che davvero dovrebbe un po' aiutarci a riflettere. Lei continua a dire bambino, logicamente, e poi dice è un bambino ordinario che ha vissuto una vita ordinaria. Ecco, questa è la santità, e ce l'ha ricordato anche Papa Francesco nella sua lettera. Cioè, riuscire a vivere l'ordinarietà della nostra vita con questa attenzione, con questo sguardo di Dio sulla nostra storia ordinaria. Noi per diventare santi, anche la mamma diceva, io lo chiamo santo, anche se poi canonicamente ancora non lo è, no? Anche noi abbiamo detto santo. Però la santità significa trovare nella nostra storia ordinaria qualcosa che ci faccia vedere Dio nelle cose che facciamo. E questa caratteristica che tu richiamavi è davvero è qualcosa che ti fa nascere Dio dal di dentro, no? Nel momento di più grande sofferenza, lui riesce a dire c'è qualcuno che soffre di più. Questa vita spesa per gli altri, questo ricordo continua alla vita di altre persone, davvero potrebbe essere interessante attraversare la storia di Carlo per capire, per verificare come stiamo vivendo noi anche da adulti, mettere la sua vita accanto alla nostra per dire ma nell'ordinarietà della mia vita quanto riesco ad essere attento agli altri, di essere attento a Dio, essere attento alle cose che mi succedono attorno, perché per la santità bisogna avere occhi belli. C'è molta Pasqua nelle parole che ha speso mamma Antonia per Carlo, e il pensare alla sofferenza che ha vissuto Carlo e che riusciva a mettere, fra virgolette, in secondo piano pensando alla sofferenza di altri, mi fa venire in mente anche quella croce come collocazione provvisoria di cui parlava Don Tonino Bello. Il fatto di riuscire ad andare oltre quella,
quella croce, quella croce che in un primo momento ci indica solo sofferenza, che non porta a niente, in realtà che nasconde una luce dietro se stessa. Sì, poi Giacomo, io credo che tutte le sofferenze, se vissute da una mattonella diversa rispetto alla disperazione, portano sempre qualche frutto, nella vita nostra e nella vita di chi ci sta accanto. Bisogna però provare a mettersi sulla mattonella giusta, bisogna chiedere a Dio di farsi mettere sulla mattonella giusta, cioè riuscire a fare in modo che anche che la sofferenza può essere moltiplicatrice di vita, quello che noi crediamo con la croce, no? Con la risurrezione. Quella collocazione provvisoria di Don Tonino nel Duomo di Molfetta era proprio questo, lui invitava il parroco a dire: questo è il luogo migliore per la, non spostarla più, perché la storia della croce di Don Tonino, della croce che trova nel Duomo, è proprio questa, che il parroco aveva spostato perché stava facendo dei lavori. E Dottorino dice: questa è la, non è sull'altare, non è appesa al centro di tutto, questo è il luogo migliore, perché tutta la sofferenza dura 3 giorni. E perché poi da 3 giorni noi possiamo tirar fuori qualcosa di buono se vissuti dalla parte giusta. Dovremmo anche però dire con onestà e con verità che molto spesso la sofferenza anche ti chiude, ti abbruttisce, ti dice: ormai devo pensare solo ai miei dolori, non c'è posto per gli altri. Ecco perché dicevo che nella sofferenza deve essere attraversata da questa scintilla divina per poter poi aprire gli occhi e accorgersi degli altri. Carlo. Ed è quello che ci ha insegnato, sì. L'esempio è quello che possiamo appunto, che ci insegna il beato Carlo Acutis ai ragazzi ma anche a noi adulti. Grazie, grazie Don Toni per averlo ricordato con noi oggi. Grazie. Buona giornata. Noi ci fermiamo qualche istante, però vogliamo ricordare che domani si festeggia la Sacra Sindone. E allora, più tardi, subito dopo la pubblicità, ne parliamo. A tra poco. Domani 4 maggio si celebra la festa della Sacra Sindone e noi oggi vogliamo ricordarla con la professoressa Emanuela Marinelli, sindonologa. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Vogliamo ricordare perché si festeggia proprio il 4 maggio? Dobbiamo andare indietro di più di 500 anni, perché addirittura nel 1506 i Savoia, che erano già proprietari della Sindone, chiesero al Papa Giulio II una festa liturgica proprio per la Sindone e il Papa consentì. Quindi dal 4 maggio del 1506 festeggiamo la festa della Sindone il 4 maggio e questa è la più bella risposta a chi dice: ah, ma la Chiesa non ha mai preso posizione sulla Sindone. Non è vero, se si va a Torino la Sindone non è sempre esposta, però c'è la teca che la contiene e sulla teca c'è un drappo ricamato su cui c'è scritto in latino: tuam Sindonem veneramur Domine et tuam recolimus passionem, cioè veneriamo la tua Sindone, Signore, e meditiamo sulla tua passione. Quindi la Chiesa propone la Sindone come una reliquia autentica. Ecco, se ritorniamo, diciamo, dopo 500 anni, ritorniamo ai giorni nostri, sì. Ai giorni nostri, accendendo la televisione, capita di incorrere nelle fake news, capita su internet, capita ovunque, e capita anche per quanto riguarda la Sindone. Allora, quali sono queste notizie false che vengono diffuse e come si possono smentire? Ma allora, la più clamorosa è quella della datazione, perché nel 1988, in effetti, la Sindone fu datata con il metodo del carbonio 14 e risultò medievale. Ma cosa prelevarono dalla Sindone? Prelevarono un angoletto che in realtà era inquinato e rammendato. Era la parte meno adatta della Sindone da datare. Ma comunque tutta la Sindone è stata almeno un incendio. Quello del 97 non ha fatto danni, ma quello del 1532 sì. Quindi c'è stata l'atmosfera dell'incendio, poi rammendi fatti dalle monache clarisse di Chambéry e poi il fatto stesso di toccarla con le mani. Quindi la Sindone non è un oggetto adatto per questa prova, perché la prova pretende giustamente un campione incontaminato. E allora poi abbiamo avuto a disposizione i dati grezzi di questa datazione, cioè le singole misure sono state messe a disposizione dopo un'azione legale in realtà dal British Museum, che non tanto spontaneamente ma spintaneamente, insomma, hanno concesso questi dati e li abbiamo affidati a 2 professori dell'Università di Catania, il professor Benedetto Torrisi
e il dottor Giuseppe Pernagallo. Tutto è stato organizzato da un giovane della Corsica, Tristan Casabianca. Risultato, quell'angolo non è rappresentativo dell'intera sindone, dimostrato dal lato statistico. L'abbiamo pubblicato su Archeometri, che è una rivista scientifica dell'Università di Oxford. E allora una delle fake news è sempre: ah, ma la sindone mica l'hanno studiata scientificamente. Ci sono centinaia di pubblicazioni scientifiche che ci dicono che questo lenzuolo ha avvolto veramente un cadavere che ha tutte le caratteristiche descritte nel Vangelo. E questo cadavere non è rimasto lì, ci ha lasciato un'immagine tuttora inspiegabile. Solo gli scienziati dell'Enea di Frascati, un gruppo di fisici, ha dimostrato che potremmo spiegare questa immagine ammettendo una forte luce emessa da questo corpo. E allora qui siamo veramente davanti a qualcosa che ci porta alla soglia del mistero della resurrezione. Quindi le notizie bisogna prenderle dalle fonti sicure, come TV 2000, e chiaramente dalle pubblicazioni scientifiche. Professore, se lei in questo ci aiuta, c'è un altro aspetto sul quale dobbiamo fare chiarezza. Il corpo avvolto nella sindone agli occhi chiusi. Perché sì, in molte raffigurazioni poi invece viene raffigurato con gli occhi aperti? Ecco, a noi sembra di vederlo però con gli occhi aperti sulla sindone. Se noi guardiamo la zona degli occhi, qui nella zona degli occhi, guardando la sindone così com'è, non ci accorgiamo mica che ha gli occhi chiusi, anzi sembra che abbia due occhioni grandi spalancati. Nelle antiche icone infatti viene raffigurato proprio con questi occhi aperti, questi occhi grandi, ma è un'illusione ottica, perché se noi guardiamo il negativo fotografico allora ci accorgiamo che invece le palpebre sono chiuse. Ma soltanto dal 1898, da quando è stata fotografata la prima volta, noi sappiamo che ha gli occhi chiusi. Gli antichi pittori o artisti che raffiguravano la sindone lo vedevano così, con gli occhi prendendolo aperti. Prendendolo così dalla sindone, così com'è, interpretavano gli occhi aperti. Ecco, è uno, fra virgolette, uno sbaglio, però comprensibile e spiegabile. E in questo viaggio che noi stiamo facendo alla scoperta e alla riscoperta di un mistero che continua a porci delle domande, vogliamo andare a Genova per scoprire il più antico ritratto del volto di Cristo. Partiamo. Siamo nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. In Genova abbiamo in particolare il santo volto di Edessa. La tradizione dice che il re di Edessa, affetto dalla grave malattia di lebbra, aveva mandato il suo pittore di corte per fare almeno il ritratto di Gesù, per poterlo contemplare, per poterlo pregare. Secondo la tradizione, sarebbe senz'altro dei tempi di Cristo. Gesù stesso l'avrebbe consegnato al pittore di corte. In realtà pensiamo che sia comunque uno dei più antichi volti di Cristo che noi conosciamo, conservato dall'antichità. È una tela incollata su legno di olmo o di cedro, che risalgono senz'altro al VII secolo. Dunque arrivano i perché intorno al 1300 il doge Leonardo Montaldo della Repubblica di Genova è riuscito ad averlo. Non sappiamo se gli è stato regalato, se lui l'ha acquistato o magari se l'ha trafugato. Adesso è permanentemente esposto dall'anno 2000, anno del Giubileo, e viene soprattutto onorato e venerato da molti patriarchi orientali, da arcivescovi, soprattutto appunto dagli ortodossi, ma anche cattolici di rito orientale. Siccome il Santo Volto veniva esposto una settimana soltanto, ecco che era poco conosciuto dai genovesi, praticamente fino al 2000. Noi durante la settimana pasquale facciamo un triduo speciale di predicazione sul Santo Volto, che viene comunque lasciato sempre nella sua posizione protetta.
Ci sono delle ipotesi, professoressa, che ci parlano non solo del santo volto, ma anche della presenza di pieghe sulla sindone? Sì, in realtà è stata ricostruita un po' la storia dei primi secoli. Molto probabilmente fu proprio Giuda Taddeo, che era il cugino di Gesù, uno degli apostoli, a portare la sindone a Edessa. Infatti è stata nominata nel servizio, da cui parte poi questa tradizione del mandilion. Che cos'era questo mandilion? Sicuramente un volto di Cristo su panno. E allora le ricostruzioni fatte dagli storici fanno capire che la sindone era stata piegata, anche per motivi pratici di trasporto, piegata in modo da far vedere solo il viso. Quindi era stata piegata in due, poi ancora in due, poi ancora in due, in modo da isolare questa parte del viso. Ed era chiamata sindon tetradiplon, cioè piegata quattro volte doppio. Questa parte del viso era quella più conosciuta e veniva copiata in queste antiche icone che poi sono diventate tracce preziose e testimonianze dell'esistenza della sindone, perché questi antichi volti, come quello conservato a Genova, sono sovrapponibili perfettamente al volto della sindone. E allora la sindone ha fatto poi un viaggio da Edessa a Costantinopoli. Ci dobbiamo spostare, siamo nel X secolo, e qui viene riscoperta la piegatura, cioè sulla sindone in effetti si notano ancora, fotografando la luce radente, le tracce di queste antiche pieghe. Allora viene aperta la prima piegatura e non si vede più solo il viso, ma si vede il torace fino alle mani. E nasce così l'Imago Pietatis, cioè la raffigurazione del Cristo a mezzo busto, morto, però in posizione verticale, che non avrebbe senso se non per l'esposizione della sindone piegata in modo che si veda fino al busto. E poi viene aperta tutta. A Costantinopoli si scopre che in realtà c'è l'intero corpo di Gesù. E nasce così la raffigurazione dell'intero corpo, chiamata epitaffio. Che sarebbe? Ce lo può spiegare? L'epitaffio sarebbe praticamente questo Cristo morto. C'è un passaggio interessante in cui, ecco, questa immagine che stiamo vedendo è molto interessante, perché dall'Imago Pietatis si vede già la parte del resto del corpo. Cioè si passa dall'immagine del solo torace. Vedete com'è strana questa raffigurazione, perché questo morto come fa ad avere le braccia incrociate davanti in questo modo? È un ricordo della sindone. Poi si passa appunto alla raffigurazione dell'intero corpo e diventa un drappo liturgico che gli ortodossi venerano proprio il Venerdì Santo, e qui siamo, per gli ortodossi, siamo proprio oggi al Venerdì Santo. Abbiamo questa coincidenza fra il loro Venerdì Santo e la nostra vigilia della festa della sindone. Quindi l'epitafio è una raffigurazione del Cristo morto nella sindone, praticamente. E a proposito di non solo di questa Pasqua ortodossa che ci aspetterà appunto il 5 maggio, questa domenica, ma a proposito di questi epitafi, il viaggio che facciamo ora ci porta addirittura in Romania, e lo facciamo attraverso una persona che sappiamo che segue TV 2000, tra l'altro vicina alla professoressa Marinelli e ai suoi studi. Ci parla proprio degli epitafi, si chiama Alexandra Kerciu, la vediamo e poi ne parliamo. Sono Alexandra Kerciu, sono una musicista e ho questo legame speciale con la sindone perché sono ortodossa. Noi gli ortodossi abbiamo questa tradizione degli epitafi che sono diventati un oggetto di culto nel rito bizantino. Si tratta da una rappresentazione del Cristo nella tomba, con intorno a lui la Madonna, San Giovanni, Santa Maria Maddalena, molto spesso degli angeli e nei tempi antichi anche benefattori con le loro famiglie, voglio dire i principi o le famiglie ricche. Nel rito bizantino l'epitafio si mette nel centro della chiesa nel Venerdì Santo, mentre i credenti cantano il Prohod, cioè il Requiem del Signore. Dopo si solleva questo epitafio, si gira intorno alla chiesa per ricostruire un po' simbolicamente il cammino che faceva la famiglia che accompagnava Gesù verso la tomba. Nel Museo Nazionale di Arte di Bucarest sono custoditi dei teli preziosissimi del Medioevo. Si tratta degli epitafi e degli aer. Dobbiamo un po' spiegare che cosa è l'aer. C'è un telo che copre
il calice e la patena che contengono l'Eucaristia. Quindi siamo tutti uniti nel Cristo grazie alla Sindone. Grazie, grazie ad Alessandra Kercio. Insomma, è un interesse ecumenico e viene da tutto il mondo questo interesse, professoressa. Sì, in effetti la Sindone è proprio un argomento di unione fra tutti i cristiani, perché è interessante che anche i protestanti si sono avvicinati alla Sindone come un oggetto che unisce. Ecco, questo è il bello dell'ecumenismo della Sindone, perché la morte di Gesù, la sua resurrezione, è il fondamento comunque del cristianesimo, in qualsiasi confessione uno lo professi. Ecco, è interessante che alcuni di questi epitafi hanno addirittura il fondo ricamato, chiaramente ricostruito, a spina di pesce. Questo è interessante perché la Sindone ha proprio questa trama a spina di pesce. Vuol dire che è stata osservata la Sindone, studiata e copiata. E questa è un'altra notizia che ci porta indietro rispetto a quella presunta datazione medievale che avrebbe attribuito l'origine della Sindone al 1300. Esistono raffigurazioni più antiche, ce n'è una per esempio il manoscritto Prei che si trova a Budapest, che risale alla fine del 1100. Quindi queste raffigurazioni ci datano la Sindone più indietro e ci fanno capire come la Sindone è stata sempre venerata come un oggetto sacro. Professoressa, mi piaceva ricordare anche che il volto santo è stato ricreato anche con l'intelligenza artificiale. Sì, fra l'altro è stato proprio uno studioso protestante, Otangelo Grasso, per esempio, che ha fatto una bellissima ricostruzione del volto di Gesù con l'intelligenza artificiale. Quindi tutti i mezzi di ricerca, anche moderni, stanno collaborando per cercare in qualche modo di svelare questo mistero della Sindone, perché il grande mistero della Sindone è come mai il corpo non è rimasto nel lenzuolo e ci ha lasciato una traccia che si spiegherebbe come una luce. Questo, per chi è credente, la risposta è molto semplice: la resurrezione. Però chi non è credente è anche affascinato dal mistero e quindi studia, si interessa, si avvicina a questa realtà meravigliosa che è un dono del Signore per i San Tommaso del XXI secolo. E noi apparteniamo a questa categoria perché abbiamo sempre dubbi, abbiamo sempre domande. Ecco, questa è una risposta. Diceva Paul Claudel, uno scrittore francese, la Sindone più che un'immagine è una presenza. Grazie. Allora, professoressa Marinelli, per portarci la sua di presenza, la presenza della Sindone qui, e per continuare a parlarne fino a quando, ma non si esaurirà mai probabilmente, perché continuerà a parlarci in continuazione. Esatto. Grazie professoressa, venga. Grazie. Salutiamo tutti insieme alla fine di questa settimana, che però riprenderà con una nuova settimana naturalmente da lunedì, e lunedì sarà con noi Lorella Cuccarini, quindi noi vi aspettiamo lunedì alle 7.30. E adesso è arrivato il tempo dei saluti, noi ci rivediamo come dice Giacomo lunedì, ma adesso è arrivato il momento del mio medico e adesso la linea a Monica Di Loreto. A te Monica! Grazie, buongiorno, grazie.